Devo assolutamente dirvi di lasciare un mi piace a questo video, se il video vi piacerà ovviamente, perché lasciare un mi piace prima di vedere tutto il video non ha senso. Fatelo perché è molto importante per il canale e così riceviamo feedback, avanziamo nei risultati di ricerca, quindi mi raccomando, un'azione che vi costa un millesimo di secondo, fate un click e avete già fatto. E niente, quindi possiamo tornare in noi, adesso mi sistemo e cominciamo il video come si deve. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi vi parlo di OnePlus 5T, il nuovo smartphone top di gamma che vedremo prestissimo sul mercato. È OnePlus 5T che sarà il successore nonché versione potenziata del OnePlus 5 che abbiamo visto ufficialmente a partire da giugno, quindi pochissimi mesi fa. Sto pensando a tutte quelle persone neo utenti di OnePlus 5 che l'hanno comprato magari da una settimana e che si ritrovano quasi imminente l'annuncio ufficiale del successore. Cari miei, il marketing è questo: OnePlus ci ha abituato a questo genere di scelte aziendali. Lo ha fatto l'anno scorso con OnePlus 3T, presentato pochissimi mesi dopo dall'uscita di OnePlus 3. Lo sto facendo anche quest'anno. Tuttavia, andiamo nel dettaglio e voglio dirvi in questo video tutti i rumors, tutto quello che sappiamo su OnePlus 5T. In primo luogo, OnePlus seguirà la moda del 2017, che lo sapete meglio di me, è la moda dei display con aspect ratio 18 noni, quindi un display che copre la maggior parte dello schermo anteriore dello smartphone. Un'altra novità riguarderà il modulo fotografico, infatti OnePlus 5T dovrebbe avere due fotocamere con un sensore da 20 megapixel ciascuna. La seconda fotocamera potrebbe avere le stesse caratteristiche più o meno di quella presente su OnePlus 5, cioè la possibilità di scattare delle foto con uno zoom superiore, quindi 2x, 4x, 8x e così via, senza perdere qualità, o meglio perdendo qualità ma in misura molto molto limitata, quindi con la tendenza di scattare delle foto con alta qualità ed anche un miglioramento degli scatti in low light, che è stato uno dei difetti che ho riscontrato anche personalmente sul OnePlus 5. Se vi siete persi la recensione, o anzi la non recensione che ho fatto su quel dispositivo, la trovate qui sopra tra le schede, quindi dateci un'occhiata quando finite di vedere questo video. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, vi posso dire che non ci saranno grossissime novità. La batteria sarà potenziata, 3450 mAh contro i 3300 mAh di OnePlus 5. Poi lo Snapdragon è lo stesso, l'835, uno degli ultimi top di gamma di Qualcomm. Per quanto riguarda invece la memoria, saranno confermati 6 GB di RAM e gli 8 GB di RAM e i 64 GB e i 128 GB, anche se qualcuno sta pensando a una versione da 256 GB, perché OnePlus così va a differenziare un pochino su 5T, perché è fin troppo uguale al 5, al di là della questione estetica con lo schermo anteriore. Insomma, staremo a vedere, perché sulla memoria non è che ci siano grossi passi in avanti che si possono fare al momento, perché già 6 GB di RAM e 8 GB di RAM sono degli ottimi standard, insomma delle ottime caratteristiche. Ad ogni modo, la tecnologia avanza sempre di più, si innova, quindi non escluderei alcuna novità da questo punto di vista. Il OnePlus 5T avrà il jack per le cuffie da 3,5 mm e personalmente sono molto contento, e anche che non avrà purtroppo la ricarica wireless. Ne sapremo di più sicuramente nel corso della presentazione ufficiale, quindi niente di carica wireless, sì invece al jack delle cuffie. Per quanto riguarda i prezzi, bene o male siamo sugli stessi livelli del OnePlus 5. 550 € per la versione minore con meno quantitativo di memoria, sia RAM che ROM, e 600 € circa arrotondati per quanto riguarda la versione più, come dire, più capiente, più premium, più figa, se così vogliamo dire, come è stata la Midnight Black che ho avuto in prova del OnePlus 5, a circa 600 €, insomma un prezzo che va via via sempre più salendo. Non so a che prezzo arriveremo con un OnePlus 6 del prossimo anno, però siamo qui e aspetteremo ovviamente come sempre. Ecco quindi ragazzi tutto quello che dovevo dirvi sul OnePlus 5T, fatemi sapere adesso la vostra opinione qui sotto con un commento, un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io con questo vi saluto, ci sentiamo alla prossima, ciao!